L'epidemia da coronavirus ha chiuso pasticcerie e bar, mettendo in crisi il settore dei dolci artigianali. Un grave danno economico che comporterà un rischio concreto di veder chiudere definitivamente tantissime attività. Gli imprenditori artigiani chiedono al governo di prendere subito in considerazione misure a sostegno del settore e di essere messi in condizione di riaprire in maniera semplice e diretta. In merito abbiamo sentito ai nostri microfoni Salvatore Ravese, titolare del bar pasticceria Garden di Gioia Tauro. Purtroppo abbiamo molta rabbia addosso, perché a noi ci è stato chiesto quasi adesso, mi sembra, sulle 60 giorni che siamo chiusi, una chiusura senza preavviso, dicendoci che era tutto, che tutto andava bene, che tutto ok, che lo Stato è dalla parte nostra, che nessuno perderà il lavoro, e che in soli 20 giorni, 30 giorni usciremo fuori da questo brutto virus, questo virus che purtroppo è contro l'umanità. E niente, io posso solo denunciare il fatto che non ci troviamo abbastanza tutelati. Praticamente quello che lo Stato ci ha detto all'inizio adesso non risulta veritiero. Adesso è il momento della verità, perché ci dicono che fra pochi giorni possiamo aprire in modo di seguire alcune regole. Però cosa significa queste regole per lei, a questa attività? Ecco, come potete vedere, l'attività mia, che in questo momento risulta ancora chiusa, che piange il cuore vederla in questo modo, che con i metri quadrati che occupiamo noi possiamo lavorare solo in due e far entrare due persone, quindi incassi negativi, operai devono rimanere a casa. Rischiano il licenziamento? Rischiano il licenziamento, perché anche se lo Stato ci garantisce la cassa integrazione, però al rientro loro non possono rientrare, perché il lavoro non basta per tutti. Ecco. Maestro Ravese, lei ci ha fatto vedere le bollette della luce, ecco, lei oggi non ha i soldi andare a pagare la luce, sì. Questo lo Stato lo sa. E in effetti è proprio questo, che la situazione mia è la situazione di tutti gli imprenditori. Tutto quello che abbiamo fatto, io magari ho 27 anni di attività, chi ce n'ha 30, chi ce n'ha 40, in due mesi è sfumato un po' tutto, la nostra storia, la nostra tradizione. E oggi ci ritroviamo a pagare delle bollette al locale chiuso, ci sono gli affitti, senza incassi, abbiamo la cassa a zero, ecco, non lo so adesso, il signor Conte ci diceva che è tutto a posto, che nessuno perde il lavoro, che adesso arrivavano gli aiuti, che arrivava il tutto, ma non è arrivato niente, arrivano solo le bollette, arrivano le mensilità di affitto da pagare, perché come è giusto farlo. In effetti anche con questa vendita a domicilio c'è stato anche un po' di confusione, perché noi, come sai, facciamo parte anche di una situazione dove io sono il presidente e siamo stati i primi a dire di almeno farci aprire come asporto, che cioè come asporto significa attività artigianale. Andiamo a specificare, ecco, l'asporto col domicilio. Sì, l'asporto significa che c'è una legge identificata per l'artigiano che è attività artigianale, l'asporto cibi, cioè significa che tu produci dentro un laboratorio, apri il locale e il cliente può venire a prendere la merce, però consumarla in un altro posto. In questo caso non possono uscire, dovevano consumare a casa. Perciò la nostra richiesta come associazione, come associazione di categoria, è stata proprio quella: riuscire ad aprire il negozio e far entrare il cliente per comprare e consumare fuori. Aboliamo tutta la somministrazione di alimenti e bevande, facevamo solo l'asporto. Questo è l'asporto. Poi esiste la vendita a domicilio, che è quella che ognuno stiamo facendo, cercando di fare almeno qualche cosa per vendere un qualcosa, è quella a domicilio. Quello produce dentro un laboratorio, ma può solo consegnare. Il cliente non si può avvicinare nel tuo locale. Lei ci ha detto, se le cose non cambieranno, io chiudo, mando tutte a casa, perché così non posso andare avanti, anche perché affitto, bollette da pagare. Sì, in questo momento, come è situata adesso la legge italiana, come siamo situati noi, cioè abbiamo fatto molte richieste, ma nessuno ci ha ascoltato. Quindi in questo momento aprire, con questa legge attuale, aprire una serranda oggi significa fallimento totale, perché i conti sono quelli. Un'azienda come la mia, far entrare una persona alla volta per 7, 8 ore, 10 ore, possono entrare 50 persone. Cosa possono spendere?
non faccio nemmeno per la luce, non faccio nemmeno per l'affitto, non ci riusciamo, perciò basta solo il titolare aprire la serranda, già è in fallimento, dichiariamo autofallimento.